Ragazzi, sarò breve e conciso. Il giorno prima di una partita che ho un crocevia per la Fiorentina, domani contro il Rapid Vienna, giochiamo in casa. Partiamo in svantaggio, ha parlato Milenkovic e italiano in conferenza stampa. Andremo un attimino ad analizzare quello che è il succo, il concentrato che ovviamente sia Milenkovic che italiano hanno avuto modo di esporre proprio in virtù della vigilia, ovviamente, della partita di domani, che è fondamentale perché è importante passare il turno, ragazzi. Ho letto tantissimi commenti che non mi piacciono. Usciamo dalla conference, arriviamo in Champions League, concentriamoci sul campionato. Pensiamo alla Coppa Italia. No, non esiste una cosa del genere. Siamo in Europa, siamo stati un'estate a tribolare Juve dentro, Juve fuori, Juve dentro, Juve fuori, Fiorentina in, Fiorentina out. Ora che ci siamo, dobbiamo uscire per pensare al campionato. Non sono d'accordo. Come sempre, ragazzi, vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube, Mister Viola, se vi va di passare questa stagione calcistica sperando sia condita anche dall'Europa. Ovviamente, qua sotto vi iscrivete al canale, lo condividete con i vostri amici tifosi Viola, commentatelo, se vi va, attaccate anche alla campanella, un like se vi fa piacere. Come sempre vi lascio qua in descrizione gli altri due link dei miei social, Instagram e Facebook, e seguite anche gli amici di Space Viola, anche il loro link è qui sotto, ragazzi. Quindi ovviamente andiamo nel succo del discorso. Ho voluto scegliere in copertina l'immagine di Italiano con Duncan, proprio in quella sfida che stavamo perdendo 1-0. Italiano che recupera il pallone, lo dà subito a Duncan, come dire muoviamoci. Ecco, quello che serve domani è l'intelligenza, la grinta, il cuore, ma non la foga, perché se partiamo col discorso di andare tutti in avanti, ragazzi, attenzione. L'allenatore del Rapid Vienna domani dovrà fare a meno del terzino sinistro titolare e dell'attaccante Fulkberg, non mi ricordo come si chiama, Gurtberg, titolare. Quindi comunque due defezioni per il Rapid Vienna, defezioni anche per la Fiorentina che ancora non ha i Koné e perde Infantino per affaticamento muscolare. Quindi un centrocampo che dovrebbe essere nuovamente coadiuvato da Bonaventura, Arthur e probabilmente Mandragora, anche se, attenzione, potrebbe esserci una nota di Duncan lì nel mezzo, attenzione, perché secondo me servono le verticalizzazioni che solo Duncan in questo momento a centrocampo riesce a dare. Per quanto riguarda là davanti, Beltram è favorito su Nzola. Ha giocato molto bene con il Lecce. Nzola ancora molto piantato a terra, quindi secondo me Beltram parte titolare. Sull'esterno, ovviamente, ci sarà Nico Gonzalez. Dall'altra parte, secondo me, nuova chance forse per Riccardo Sottil. Dovrebbe esserci lui. In difesa ha parlato anche Milenkovic, che ha detto ovviamente: spero di continuare così in fase difensiva perché subiamo pochi tiri. Anche se purtroppo quei pochi tiri hanno portato a 4 gol. Quindi, ovviamente, bisogna migliorare ovviamente il rapporto difesa-tiri, perché è inutile pigliare solo 4 tiri, ma se sono 4 gol, forse sarebbe meglio pigliare 18.000 tiri e 0 gol, no? Paradossalmente. In difesa quindi Milenkovic, e dovrebbe tornare ovviamente Ranieri. Sulla corsia di destra credo più Kayode, scusatemi, di Dodò. Dall'altra parte tornerà Biraghi. Serve una Fiorentina forte, serve una Fiorentina intelligente, serve una Fiorentina che alla prima occasione tramuti l'occasione in gol, perché serve far aprire il Rapid Vienna. Il Rapid ha detto che non verranno qui a fare il furgone, il pullman davanti alla porta, l'ha detto anche Italiano. Non credo che il Rapid verrà qui ad aspettarci, anzi attaccherà per andare a fare questo gol che ovviamente poi gli garantirebbe una scioltezza nella gara. Io invece penso che il Rapid sia molto più furbo e quindi non si esporrà più di tanto e aspetterà i nostri errori. Quindi è ovvio che saranno fondamentali l'intelligenza di Arthur, l'intelligenza di Bonaventura, la bravura ovviamente di Beltran, che sicuramente potrebbe sbloccarsi sotto porta. Ecco, serve una Fiorentina attenta. La formazione io ve l'ho data e penso si inizierà così, con Terracciano che tornerà a difendere i pali. Uno stadio che non sembra sarà tutto esaurito, la ferrovia verrà ancora chiusa, non sembra si vada oltre 20.000 spettatori. Questo dispiace un po', io ci sarei andato molto volentieri, ma purtroppo sono al lavoro, quindi domani non mi potrò neanche vedere la partita. Seguirò le cronache e il risultato live, insomma, in qualche modo cercherò di essere partecipante, attivo nel tifare la Fiorentina, anche se al lavoro. Mi auguro che ci sia una vendita di biglietti last minute, che lo stadio sia gremito, perché la Fiorentina ha bisogno del suo dodicesimo uomo, ha bisogno di uno Franchi pieno, ha bisogno anche di un'intelligenza che Vincenzo Italiano domani dovrà mettere in campo: essere bravi a capire anche quelli che sono i limiti dell'avversario e sfruttarli. È un avversario che sicuramente sulla carta parte in svantaggio a livello di qualità di uomini, parte in vantaggio
forse a livello di convinzione, perché comunque aver vinto 1-0 grazie a un calcio di rigore, una defezione di Mandraga, perché poi tiri importanti non li ha fatti il Rapid Vienna, a differenza magari nostra che neanche noi ci siamo avvicinati troppo alla porta, però in due o tre occasioni è stato bravo anche il loro portiere. Ecco, domani dovrà servire la Fiorentina vista nel primo tempo di Lecce, vista nel primo tempo di nella partita totale di Genoa. Perché? Perché questa Fiorentina è forte, l'ha detto anche Milenkovic, è una delle Fiorentine con cui più forte con cui ho giocato, cioè gli uomini ci sono, basta essere più cattivi sotto porta, bisogna essere più cinici, killeristi. Domani ci deve essere la prima azione, deve essere un gol, perché se tu riesci a sbloccare la partita nei primi minuti, secondo me succede questo: loro da una parte si potrebbero anche avere l'effetto contrario, cioè magari un po' di paura, attenzione, e magari anche indurli all'errore, perché dice attenzione, questi ora ci fanno l'imbarcata. D'altra parte potrebbe anche spingerli ad aprirsi di più per andare a fare gol e in quel momento essere brava tu a sfruttare le defezioni altrui, che secondo me il Rapid farà, perché con tutto il dovuto rispetto, sì, è una buona squadra, per l'amor di Dio, però non c'è paragone tra Fiorentina e Rapid Vienna, cioè. Ora, l'altra volta, ripeto, è stato un calcio di rigore proprio per un'intelligenza di Mandraga. Tanto prima l'arbitro aveva detto don't touch, don't touch, don't touch, e tu lo vai a tirare giù, tu sei anche bischero, perché tu sei bischero. Però ecco, io ho buone sensazioni di vedere una Fiorentina che secondo me domani metterà cuore, grinta e getterà il cuore oltre l'ostacolo, però allo stesso tempo ho la paura che si possa fare gli stessi errori sotto porta che ci costringono poi a rincorrere sempre l'avversario. Quindi domani non deve servire questo. Al di là del mercato, avremo tempo per parlare del mercato, c'è tutta la giornata di domani, non voglio parlare di Amrabat, di Jovic, non mi interessa niente, domani conta solo vincere, perché non c'è altro risultato. Partiamo 1-0 per loro, 1-0 si va ai supplementari, dobbiamo fare due gol, dobbiamo andare lì e fare due gol, ma non solo due gol, dobbiamo distruggere l'avversario nel primo tempo, dobbiamo fargli capire che quello di Rapid Vienna per noi è stato un momento così, ci siamo distratti un attimo, ma domani voglio vedere la vera Fiorentina vista nei primi 45 a Lecce e vista contro il Genoa, perché non mi aspetto una Fiorentina compassata, una Fiorentina impaurita, no, voglio vedere una Fiorentina coraggiosa e intelligentemente difensivista sotto tanti punti di vista, ma intelligentemente offensivista, perché là davanti basta sbagliare, dobbiamo fare gol, punto e basta. Forza Viola.